Protezione. Ecco, ci sono arrivati i dati, li possiamo comunicare. Ilenia Pietragalbina, vengo da te per il quadro di oggi, del giorno. Vediamo, Ilenia, se possiamo essere insomma più leggeri, diciamo così. Allora, cominciamo, speriamo che le cose piano piano vadano meglio. Nuovi contagi di oggi, quindi la crescita dei positivi nelle 24 ore di 2.086 persone rispetto a oltre 63.000 tamponi effettuati. Questo è un numero che è sempre relativo ai tamponi che vengono effettuati. I deceduti purtroppo nella giornata di oggi sono 323 nelle ultime 24 ore. I guariti, il dato rimane, si sta consolidando sempre su questa cifra, è di 2.311. Ieri erano 2.317. I malati calano, meno 548, e cala così i ricoveri, che sono meno 513 le persone ricoverate, le terapie intensive meno 68. È rassicurante pure il dato dell'isolamento domiciliare, le persone che si curano a casa. Nelle ultime 24 ore sono solo 33 in tutta Italia le persone che si trovano a fare la cura contro il coronavirus nella propria abitazione. Questa è la fotografia di oggi da qui, dalla Protezione Civile a terra. Grazie Ilenia. Allora, questi dati, vediamo la curva del Financial Times aggiornata e quindi poi, professore, vengo da lei, perché i nuovi casi sono, abbiamo detto oggi, 2.086, rimane questo dato purtroppo dei morti, che sono 323.